Ciao amici, benvenuti in un nuovo video. Sono Andrea e se non mi conosci faccio il fotografo e il videomaker di professione. Durante l'anno molto spesso vengo coinvolto nella produzione di reportage di eventi, sia a livello fotografico che a livello video. Pensa che sono partito proprio da questo settore. Le prime foto che ho scattato per lavoro erano proprio ad un evento e me lo ricordo ancora benissimo. Lavoro nel mondo della produzione dei contenuti come freelance da circa una decina d'anni e penso di aver raccontato per immagini almeno 200 eventi di tutte le dimensioni, dall'evento di 30 persone a quello con 10.000. Molto spesso questi eventi vengono pensati dagli organizzatori a livello di location, di luci e di allestimenti, con l'obiettivo di far vivere la migliore esperienza possibile al visitatore durante l'evento live. Ed è giusto e sacrosanto come obiettivo, ma c'è da tenere a mente una cosa: che per rivivere e far campagne di marketing finito l'evento giocano un ruolo fondamentale le fotografie e i contenuti video che si producono in quei giorni. A mio avviso la parte luminotecnica e di allestimento, per quello che ho visto io, è spesso sottovalutata. Relatori che parlano al buio, stanze completamente scure oppure ambienti troppo stretti in cui è difficilissimo muoversi. Questi sono fattori chiave per la riuscita dei contenuti foto e video. Provo a snocciolare quelli che vedo più spesso e che secondo me sono più critici. Potrei raccontarvene tantissime, ma cercherò di essere il più sintetico e utile possibile. Il dramma più grande, nonché mio peggior nemico in assoluto, è quello di avere il relatore completamente al buio. Capita spesso, spessissimo, perché alle sue slide c'è bisogno di penombra per rendere leggibile al pubblico, ma ahimè, abbassando tutte le luci, spesso il relatore è completamente in ombra davanti e a volte addirittura in controluce, perché le slide che sono poste dietro il relatore proiettano una luce verso il fondo sala, rendendolo una silhouette praticamente irriconoscibile. Esistono diverse soluzioni per ovviare al problema. La soluzione più efficace è far prevedere un'illuminazione del relatore, magari leggermente calda, per renderlo fotografabile in fase di allestimento. Se lo farai, sappi che la troupe di produzione ti vorrà molto bene d'ora in avanti. Sempre legato al tema della luce, se le stanze sono buie, penso ad esempio ad eventi serali, non è possibile scattare foto o produrre video come se fosse giorno. Nonostante le camere sono sempre più sensibili alla luce e hanno performance incredibili al buio, non si può mai scendere sotto una certa soglia di quantità di illuminazione. Giusto per darti una referenza, pensa alla quantità di luce durante il tramonto. Ecco, non so se ce l'hai presente, quella è la quantità minima di luce per scattare. Sotto quella soglia bisogna intervenire o con dei flash o con delle luci continue, ma questo non sempre è possibile, anche solo per non dar fastidio ai partecipanti. Un altro ostacolo quando si girano video e si fanno foto sono le stanze piccole ed anguste. Molto spesso come operatore ho camere ingombranti, stabilizzatori e altri accessori e necessito veramente di abbastanza spazio attorno a me. Per carità, ci si può muovere in uno spazio angusto, però questo va ad inficiare sulla produzione dei vari contenuti. Ho notato nella mia carriera che gli scatti migliori sono quelli in cui riesci ad avvicinarti con naturalezza ai tuoi soggetti e per questo è necessario avere spazi sufficientemente grandi. Un altro pensiero che mi viene in mente è la necessità di avere uno spazio dedicato per archiviare l'attrezzatura e avere spazio per installare una postazione PC per editare il materiale. Siamo nel 2022, il materiale molto spesso è chiesto live o poco dopo la conclusione dell'evento e per far sì che si possa lavorare in santa pace è necessario uno spazio adatto. Meglio se con una connessione ad internet veloce, vi prego, veloce, ed una ciabatta libera per le prese elettriche e di caricabatterie. Non serve molto, serve una stanza in cui sia possibile lavorare in serenità e comodità. L'ultima accortezza che potrebbe far innalzare il livello qualitativo, che di frequente manca tantissimo, è uno spazio dedicato alle riprese di intervista e testimonianza video. Di solito le interviste hanno un forte brusio di fondo, dato chiaramente dal tipo di evento, background non piacevoli e una luce non controllata, perché di solito si fanno le interviste al volo e in situazioni improvvisate. Anche in questo caso non ci vuole molto. Trovate uno spazio in cui non ci sia troppo rumore di fondo, in cui sia possibile installare una luce per illuminare l'intervistato e dove sia possibile lavorare in tranquillità. Ecco, in generale sono
queste le debolezze che vedo in questo tipo di settore. Spero che quello che ti ho detto ti sia utile e se stai progettando e sviluppando un tuo evento, concentrati sull'esperienza dei visitatori, ma tieni a mente che va trattato l'allestimento come un set di un film, dedicando attenzione alle luci e agli spazi per garantire una produzione di contenuti audiovisivi eccellenti e straordinari in modo di far vivere al meglio e far rivivere al meglio l'esperienza e gli sforzi fatti.